Questo programma è offerto da Windor, soluzioni per la casa, via Montemerlo numero 94 a Crispiano. BB Albergo La Manna, via San Vito numero 10, Taranto, San Vito. Consorzio Tema Group. Art Deco, architettura, design e consulenza. Lido Conca del Sole, Covertec SRL, Edil GS, Hotel Europa, Empire Bar Pasticceria e Big Bang Lounge Bar. Oro Verde di Antonio Maruccia, Project Management Service, Autocarrozzeria 3C. Farmacia Ciccarone, via Lago d'Arvo 27 a Taranto. Villa Puglia. Gentili telespettatori, buonasera. Beh, come recita il nostro slogan, non è venerdì se non c'è Polifemo l'occhio di Abate. E ci risiamo. Dove? A Crispiano, nella splendida piazza Madonna della Neve. Siamo dunque all'aperto, all'aria aperta, una calda serata di luglio. Una serata che vogliamo riscaldare, tra virgolette, valorizzando il nostro territorio, valorizzando le bellezze, le ricchezze naturali e archeologiche di Crispiano, perché poi quando si parla di alternativa alla grande industria, di un piano B, beh, questo piano e altri piani, beh, ce li abbiamo, grazie al cielo. Si tratta soltanto di valorizzarli. E allora andiamo subito a salutare gli ospiti, ovviamente gli onori di casa, il padrone di casa, il sindaco di Crispiano, Egidio D'Ippolito. Grazie sindaco. Buonasera a tutti. L'amministrazione comunale ha voluto questa iniziativa, ha voluto questa puntata di Polifemo l'occhio di Abate, perché la sua amministrazione sta lavorando tanto e per far crescere il territorio, e tutti insieme, attraverso le professionalità di ciascuno di noi, dobbiamo rendere sublime quello che già in potenza lo è. Dobbiamo ringraziare lo sponsor di questa iniziativa, Windor e Gianluca Caputo. Windor si trova a Crispiano in via Montemerlo 94. Windor è un'azienda sensibile rispetto al territorio e punta alla valorizzazione dello stesso. Non a caso ha voluto fortemente questa serata. Azienda leader nel settore di porte e finestre da 3 generazioni. Parliamo di 100 anni di attività. Come recita lo slogan, non buttare il tuo denaro dalla finestra. Evitare dunque le dispersioni energetiche delle finestre e risparmiare è più facile di quanto pensi. Windor, soluzioni per la casa. Un grazie davvero a Windor, una perla del territorio, un'azienda che fa crescere il territorio. E andiamo subito a salutare gli altri ospiti, a partire dal professor Giorgio Sonnante. Lui è un docente, studioso del territorio, soprattutto dal punto di vista geografico. E ancora il dottor Angelo Castrorao Barba, archeologo, esperto di ville romane. Il professor Gert Jan Burgers, ordinario di archeologia dell'Università di Amsterdam. Il sindaco Egidio D'Ippolito lo abbiamo salutato, è lui il padrone di casa a fare gli onori di casa, e a seguire Vanni Ninni, presidente di Asso Artisti Taranto. Buonasera. Operatore culturale, e dulcis in fundo, last but not least, Luca Lazzaro, presidente di Confagricoltura Taranto. Buonasera. Quindi varie professionalità, vari soggetti per esaltare il nostro territorio. E allora partiamo dal sindaco, è ovviamente lui il padrone di casa, ma sindaco, mentre io ne stavo formulando la domanda, vedete un cagnolino, vieni bello, si è avvicinato e ci fa compagnia. Questa è il nostro essere veri, sindaco. Lo conosce questo cagnolino, no? Sì, sempre quello di Infostrada, da dire la verità, però non stiamo facendo pubblicità in questo momento, stiamo parlando. Dobbiamo invece volere bene ai nostri assolutamente animali. Assolutamente sì. E stai qui con noi, dai, siediti, stai con noi. Senti come sei fortunato a vivere a Crispiano.
E allora, sindaco, ecco, abbiamo proprio il bello della diretta. Guardate, mi salta addosso, tanto non morde, è buono. Allora, sindaco, dicevamo, un patrimonio immenso, sotto vari aspetti, sotto... No, lasciatelo, lasciatelo, è così bello. Sotto il patrimonio, sotto l'aspetto naturale, sotto l'aspetto archeologico, sotto l'aspetto turistico. C'è veramente da ripartire dal nostro patrimonio. E questa è l'alternativa alla grande industria. L'alternativa è appunto conoscenza, conoscenza del territorio che, come quello di Crispiano, questo territorio delle 100 masserie, è territorio ricco nel terreno, sotto il terreno e veramente in profondità. È la puntata che Luigi tu hai impostato stasera in questa maniera straordinaria, portando qui in questa piazza Madonna della Neve tutte le risorse migliori che abbiamo a livello italiano e a livello internazionale, con la presenza anche del professor Burgess. È veramente un momento straordinario. Abbiamo necessità di questo, perché in buona sostanza di fronte alla grande industria bisogna trovare un'alternativa. Ed è finito anche il tempo di parlare solamente, cioè qui bisogna essere agire, più pragmatici, agire. E noi con questa squadra che rappresenta in questo momento il Comune abbiamo tutte le intenzioni per far volare questa città. Certamente c'è bisogno di tempo e bisogna anche avere aspettare questi momenti che avverranno. Però questo quando succede? Quando in effetti poi bisogna far conoscere il territorio nelle sue peculiarità. Lo voglio dire con un pizzico di entusiasmo in più, questo territorio magnifico che parte con da 108 metri con le gravine, arriva a 460 metri tra gravine, chiese rupestri, le masserie, i grandi uliveti, le grandi estensioni di ulivi secolari e poi una riserva importante, il Parco Comunale Pianelli, che parte di questo territorio dove con grande novizia, con grande intenzione, con grande passione dovrà essere valorizzata nei prossimi, anni. Non c'è stata molta attenzione nel passato, noi non vogliamo recriminare questo, però abbiamo sempre avuto questo tesoro tra le nostre mani che appartiene a questa terra e bisogna sfruttarlo. Il nostro futuro è turismo e agricoltura e magari anche un po' di industria, ma ormai la grande industria non c'è più. Bisogna pensare alle alternative e chi ha un po' di lungimiranza in più deve pensare che questo è il futuro di questa bellissima realtà. Sono perfettamente d'accordo con lei, perché poi al di là delle vicende giudiziarie e non dell'Ilva c'è una crisi del mercato che comunque condanna l'Ilva. E allora prima di, anziché molta gente avere paura, no? Di cosa potrà accadere a Taranto e nella provincia senza l'Ilva, non c'è nessuna paura, abbiamo risorse enormi per poter affrontare un futuro sicuro, un futuro certo, un futuro che rispetta la vita innanzitutto. Benissimo, e allora andiamo subito in medias res e partiamo dal professor Giorgio Sonnante. Lui è un docente ma è uno studioso del territorio dal punto di vista geografico soprattutto. E allora, professor Sonnante, quali sono i punti di forza del territorio crispianese, punti di forza che nel passato hanno favorito il suo sviluppo e che oggi potrebbero e dovrebbero essere nuovamente valorizzati? Prego. Ecco, io partirei forse da un aspetto importante che è quello delle sorgenti, perché il territorio di Crispiano è ricco di sorgenti, forse quelle più famose che piano piano stanno acquistando la giusta importanza sono quelle che hanno dato vita all'acquedotto di Triglie. L'acquedotto di Triglie è un antico acquedotto, probabilmente di età romana, forse del primo secolo avanti Cristo o del primo dopo Cristo, ma anche qui gli studi sono in progress. L'acquedotto prendeva l'acqua da Triglie e la portava a Taranto o alla città di Taranto o al porto di Taranto. Però ecco, è importante che affermiamo come crispianesi il fatto che l'acqua di Crispiano veniva poi portata alla città romana di Taranto, che ovviamente aveva origini più antiche.
Però ecco, le sorgenti non si trovano solo a Triglie, abbiamo sorgenti anche nella zona di Cigliano e nella zona circostante e anche nell'area intorno al Monte Trazzonara. Quindi questo è un aspetto che poi è stato anche valorizzato dal punto di vista agricolo, perché ovviamente l'acqua ha una importanza rilevante per l'irrigazione, ma è stata utilizzata anche per gli insediamenti che sia a Triglie sia nel territorio circostante si sono poi stabiliti sin dalla preistoria e poi a mano fino ai tempi nostri. Ma un altro aspetto fondamentale, per esempio, è quello dei boschi. Crispiano, Martina e la zona di Massafra, Mottola, conservano ancora oggi dei boschi che sono il resto di quello che anticamente invece occupava in modo più esteso il nostro territorio. In Puglia le zone boscose sono o il Gargano o la nostra o l'Appennino Foggiano, quindi effettivamente i nostri boschi hanno un'importanza fondamentale anche per lo sviluppo agricolo e dell'allevamento. E allora, e siamo al dottor Angelo Castrorao Barba, archeologo esperto di ville romane, questa la sua specialità. Ci sono tante aree che andrebbero meglio conosciute, di qui la necessità di intensificare le ricerche di cognizione. Ma ho cercato di documentarmi, io non sono un profano della materia. Parliamo per esempio di questo sito Pezza Paradiso, nelle vicinanze di San Simone. Sì, questo sito è un sito noto dalla presenza di reperti ceramici in superficie che coprono un po' l'arco cronologico dell'epoca imperiale romana fino ad almeno probabilmente al V secolo d.C. Si tratta comunque di un sito importante perché comunque attesta la presenza di questo tipo insediativo come le ville, che è ben conosciuto in altri territori italiani, e che comunque la presenza qui a Crispiano è importante per contestualizzare questo territorio nell'ambito di una storia mediterranea più ampia e dare il giusto valore, il giusto peso a queste evidenze all'interno di un territorio che comunque è variegato da presenze umane che coprono un po' tutti gli archi cronologici, non solo quello romano, e nell'ottica di una prospettiva di archeologia globale è interessante e sarà interessante mappare tutte le evidenze archeologiche di tutti i periodi. Dottor Castrorao, c'è tanto da scavare, tanto da riportare alla luce, tanto da acquisirlo e renderlo visibile, fruibile al nostro patrimonio. Sì, io credo che la base di questo sia la conoscenza. Cioè, in questa fase dobbiamo pensare di pianificare una carta archeologica del territorio per conoscere tutte le evidenze di tutti i periodi, dalla preistoria fino al basso medioevo, per poi cominciare a riflettere sulle possibilità migliori per avere per affondare in determinati contesti chiavi e capire l'importanza di determinati insediamenti nei vari periodi, e soprattutto la relazione con il paesaggio, che è molto variegato e molto complesso nel territorio. Perfetto. Di Crispiano. Passiamo al professor Gert Jan Burgers, ordinario di archeologia presso l'Università di Amsterdam. Non ci facciamo mancare niente, questo Polifemo è internazionale, il caso di dire. E il professor Burgers, olandese, io lo dico con stima, è un italiano acquisito, innamorato del nostro patrimonio, un esperto, uno studioso del mondo magno-greco, del mondo magno-greco, del mondo romano. Ecco, parliamo delle attinenze, delle ricchezze di questo territorio, ovviamente legate, che sono parte, che rappresentano un unicum con la storia del mondo greco-romano. Appunto, buonasera a tutti. Io volevo sottolineare che... Intanto ci dica la sua storia, come si trova in Italia, perché infatti, vedo che parla un italiano perfetto. Volevo sottolineare quello per far capire l'importanza del vostro territorio. Io provengo da un paese a una distanza di 2000 chilometri, eppure comunque vengo ogni anno per uno o due mesi a indagare le vostre, diciamo, antichità, il vostro territorio. Anzi, siamo qui nel territorio che viene considerato la culla della civiltà occidentale in generale. La civiltà greca, la Magna Greca, la Magna Grecia, la Grecia in generale. E quindi appunto si spiega
perché un olandese viene qui, quindi non sono un caso isolato, anzi portiamo ogni anno 10, 20, 30 ragazzi con noi che veniamo ospitati gentilmente dal comune di Crispiano, però il motivo è chiaro, che è l'importanza del vostro territorio. Pensate un po', la cosa paradossale, no? È che abbiamo un fior di studioso, un fior di professore, un ricercatore della materia, qual è il professor Burgers, e noi magari abbiamo queste ricchezze e non le sappiamo valorizzare, le teniamo sottoterra, no? Fa rabbia. Non so se deve far rabbia. Deve essere uno stimolo, deve essere uno stimolo per noi per ripeto ripartire. Che non siamo gli unici, sono anche degli archeologi storici italiani a collaborare con noi. Però è vero che io ritengo che per valorizzare vero e proprio, diciamo, le vostre antichità, bisogna prima far conoscere, e come diceva il mio collega Angelo Castralà, bisogna prima aumentare le conoscenze, la carta archeologica. Col comune stavamo dicendo che già per l'anno prossimo, no, di creare questa carta archeologica del territorio di Crispiano. È il primo passo, poi che deve poi far innamorare anche la popolazione di questo ricco patrimonio, che poi da un passo arriviamo ad un altro, quindi sono passi... Un passo alla volta. Di passo in passo arriviamo a Vanni Ninni. Vanni Ninni è il presidente di Asso Artisti Taranto, nonché apprezzato operatore culturale. Abbiamo parlato della necessità di valorizzare quanto non si conosce, ma vorrei meglio comprendere da lei, Ninni, le interconnessioni, le connessioni che ci sono tra il nostro patrimonio, l'area di Crispiano e dintorni, cosa hanno a che fare con l'Italia, con l'Europa e con il nostro risorgimento. Certo, quando si è parlato di vocazione turistica, la prima domanda che bisogna farsi quando si parla di vocazione turistica è perché un turista dovrebbe venire nel nostro splendido territorio, perché c'è bisogno di raccontarlo, di narrarlo e di fargli sapere di cosa noi siamo in possesso e di cosa noi abbiamo a disposizione. Una delle prime definizioni di cultura dei vocabolari è la conoscenza. La conoscenza deriva dai cittadini, da chi nel luogo ci è vissuto per tanto tempo, che ovviamente deve poterlo poi mettere in relazione, poterlo mettere a disposizione degli operatori, che ovviamente in base alla loro esperienza devono poterla poi narrare al meglio. Cosa ha a che fare un territorio splendido come quello di Crispiano con l'Italia, con l'Europa, con il Risorgimento? La risposta l'abbiamo in una moneta che va in giro per tutto il mondo. È la moneta da 10 euro, la nuova moneta da 10 euro. Questa moneta praticamente raffigura in filigrana il volto di Europa. Europa che è raffigurata su un vaso che quella è esposta, quella più scura, questa rossa, nella filigrana. Noi abbiamo un volto che è il volto della Dea Europa, che è Europa figlia di Agenore, re fenicio, che da Tiro si sposta a Creta, perché secondo la leggenda viene rapita da Zeus, e da Creta poi dà la discendenza attraverso la sua figlia Satiria, che si sposa con un certo Tiras. Deve ricordare qualcosa ai Tarantini, questo Tiras, narrato anche nella Bibbia come figlio di Giafet, figlio di Noè. Questo Tiras e Satiria hanno un figlio che si chiama Italo. Italo sbarca sulle coste della Calabria, fonda due città di nome Saturo e Taras, e da lì inizia l'Italia, ma inizia anche e soprattutto l'Europa, perché questo volto è raffigurato in un vaso che è esposto al Louvre di Parigi. E al Louvre di Parigi questo vaso è stato prodotto a Taranto nel 360 avanti Cristo. Quindi Luigi, andare a parlare perché un turista deve venire sul territorio, perché deve toccare con mano quello che nel corso dei millenni è successo nel nostro territorio. Qui in particolare a Crispiano un certo James La Caita porta i viaggiatori dell'Ottocento, fra cui Janet Ross, che sono un po' i cronisti del secolo scorso, che narrano di un territorio meraviglioso, fra gravine, mare di ulivi millenari con l'oro verde, dove le masserie bianche sembrano delle vele di navi che stanno navigando in questo mare, e che raccontano di un territorio che ancora oggi possiamo vedere e toccare con mano. Riprenderemo, perché abbiamo, grazie alla vostra capacità di sintesi, potremo fare più giri e toccare vari argomenti. Lei ha parlato degli ulivi, ci invita a nozze con
il presidente di Confagricoltura Taranto, il dottor Luca Lazzaro. E allora un'agricoltura che deve essere valorizzata. Qui stiamo patendo le pene dell'inferno con questa xylella, no? e tutta la gestione di questa situazione. Parliamo degli sforzi vostri come Confagricoltura per rilanciare il settore, considerando le risorse dell'agro crispianese e non solo. Guardi, innanzitutto buonasera e vi ringrazio per questa occasione di confronto, e ringrazio in modo particolare l'amico sindaco che ci ospita in questa piazza, in questo comune, che è il mio comune, tra l'altro, per cui sono ben felice di essere qui con voi. Come Confagricoltura stiamo facendo tanti passi avanti, perché stiamo facendo in modo di mettere al centro del ragionamento economico di questo territorio l'agricoltura, e in tutti questi anni non difficile questo. Beh, in quest'ultimo periodo ci stiamo riuscendo con degli sforzi comuni, dove c'erano tante divisioni, ora ci sono tanti collegamenti che ci portano a sviluppare il territorio. A Crispiano abbiamo delle produzioni importanti, dalle olive per olio, dell'olio crispianese è importante, famoso. Ci sono zone del territorio crispianese che vengono chiamate addirittura le marine perché proprio mare di olivi, e viene chiamata così nello slang locale. Ma poi abbiamo prodotti come il vino, vini importanti, un territorio che fa parte della DOP, della DOC, quindi insomma è al centro di attenzioni sotto il profilo Lazzaro, agricolo. Ora quello che è importante, qui ovviamente i soggetti istituzionalmente preposti a vario titolo, quello che devono fare è fare marketing del territorio, un marketing del territorio che significa valorizzare i nostri prodotti agricoli. Noi lo stiamo facendo in ogni modo, come Confagricoltura, ma tutti insieme, tutto il mondo agricolo. Proprio mentre parlava il professore Burger prima, qualche ora fa ho ricevuto a Taranto l'ambasciatore dei Paesi Bassi, in cui ha fatto visita, e abbiamo avviato tutta una serie di collegamenti, quindi il territorio tarantino e crispiano si lega bene con i Paesi Bassi. Sì, abbiamo degli investimenti importanti che stiamo portando avanti nell'ambito agroalimentare, con delle operazioni che coinvolgono le imprese italiane, agroalimentari italiane, e in modo particolare tarantine e qualcuna anche di questo territorio di Crispiano, e appunto i società olandesi dell'ambito agroalimentare. Ma sta a dire proprio la forza che, stando insieme, si può invadere determinati mercati, e lo stiamo facendo anche con il GAL, con il sindaco che insieme a lui siedo nel consiglio di amministrazione di questo consorzio, che appunto ha come scopo quello della promozione del territorio. Riprendiamo il nostro giro dal sindaco. Allora, sindaco, per la promozione di questo territorio, facciamo un breve, una sintesi, no? per sommi capi. Quello che si è fatto, che lei da primo cittadino ha realizzato, e gli obiettivi a medio termine che intendete perseguire. È chiaro che stiamo vivendo adesso un grande momento di crisi, no? Ma è un fatto generale, però bisogna partire un po' più indietro, no? Parlando anche di ciò che è stato fatto per conoscere il territorio, ciò che poi in effetti andremo a fare nel prossimo futuro. Già il fatto stesso di far crescere un territorio significa farlo conoscere. Hai ragione quando Vanni dice di conoscenza, perché conoscenza significa ricchezza di un territorio, perché se lo conosci sai perfettamente che lo puoi sfruttare in maniera forte, decisa,
E se poi ci metti la passione, sicuramente i risultati arrivano. Perché e lei di passione ne ha tanta. Forse anche troppo, a dire la verità. Molte volte quando la passione tracima anche, fa anche danni per certi versi, perché è proprio così. Però io la importerei a Taranto. No, no. Guarda, adesso ho da lottare a Crispiano, perché in pratica per me diventa anche una battaglia, anche per certi versi anche un progetto che si vuole Facciamo portare. Un patto, dopo due mandati a Crispiano, visto che il terzo non si può fare, la portiamo a Taranto. Io mi auguro, Luigi, di mantenere il primo mandato a Crispiano e poi vedremo il resto. Però per ritornare sull'argomento, credo che c'è bisogno comunque di amare un po' di più la propria terra, perché io con tanti illustri personaggi che in questa trasmissione televisiva abbiamo avuto, adesso lo stiamo dicendo a tutto il Sud, è un fatto importante, perché le testimonianze sono la conferma che la ricchezza c'è, e se tutti quanti ci mettono il proprio contributo, e devo dire adesso anche oltre agli esperti anche i cittadini che devono amare un po' di più la propria terra, sicuramente si può andare troppo lontano. E poi anche morfologicamente questo è un territorio straordinario, che dalla Gravina passa alle chiese rupestri, poi ai suoi boschi, una riserva delle Pianelle, le 100 masserie. Noi abbiamo tutto ciò che è possibile avere. E poi quando Vanni parla degli ulivi secolari, che è un patrimonio che appartiene a tutta questa terra, su questo bisogna puntare. E poi avendo anche dei proprietari terrieri di grandi estensioni, e ulivi ce ne sono tantissimi, puntiamo su questo, perché poi tutto avverrà da sé. Benissimo, continuiamo il nostro giro e ritorniamo dal professor Giorgio Sonnante, ricordiamolo, docente e studioso del territorio, soprattutto dal punto di vista geografico. Parliamo delle attività economiche praticate in passato nel territorio di Crispiano, queste attività economiche tradizionali. Vediamo cosa è rimasto delle stesse, queste radici antiche, che segni hanno lasciato nel presente. Mi collegherei subito con l'ulivicoltura, che ha lasciato un grande patrimonio al territorio di Crispiano. Nel 1801 i francesi avevano occupato Taranto e l'intendente Chabrier scriveva meravigliandosi che ci sono estese foreste di ulivi, cioè noi siamo riusciti a disboscare il territorio e a reimpiantare comunque degli alberi di olivi che poi hanno cambiato il paesaggio. Questo paesaggio che oggi è caratterizzato proprio dall'ulivo e che ha una bellezza, una amenità, ecco, la parola che più si trova nei testi, nei saggi, è proprio amenità, la bellezza del territorio crispianese, degli ulivi che sono incastonati in un mondo di roccia, di acqua, e che ha anche una vista panoramica poi sul Golfo di Taranto fino ai monti della Calabria. Però ecco, non è questo solo l'ulivicoltura, c'è anche poi ovviamente tutto quello che è il mondo della viticoltura, ma anche il mondo dell'allevamento, che nella storia ha lasciato tante testimonianze, quelli che sono i resti storici, le testimonianze del brigantaggio, per esempio, sono anche un residuo di quello che era anche la difficoltà di vita dei pastori nel nostro territorio, che occupavano le grotte, che vivevano in condizioni ovviamente di miseria, sfruttati dai signori. Però se torniamo ancora più indietro, tutti i documenti tra il 1000 e il 1500 parlano sempre della ricchezza agronomica del nostro territorio, della ricchezza agraria, e possiamo ancora andare indietro fino ai tempi di Virgilio e di Orazio, e lì ecco, il testo di Virgilio e di Orazio parla ancora e sempre di questo: vite, olivo, miele di ottima qualità, tanto da competere. Dalle mie reminiscenze storiche, le egloghe e le georgiche. Sì, le georgiche in particolare di Virgilio, secondo la mia ipotesi, sono ambientate e scritte proprio qui tra Crispiano e Grottaglie, perché ci sono tante testimonianze lasciate da Virgilio nel testo che ci lasciano non immaginare, ma notare che lui ha vissuto questi posti, li conosce nel dettaglio, e alcuni di questi luoghi li descrive nel dettaglio, per esempio le sorgenti di cui parlavamo prima. Bene, è il momento, continua il nostro giro, del dottor Angelo Castrorao Barba, archeologo esperto di ville romane. Abbiamo fatto menzione prima del sito Pezza Paradiso, ma facciamo una breve sintesi di queste delle ville romane dell'agro, e quali ancora secondo lei sono ancora sottoterra, sono
purtroppo non visibili e che andrebbero invece riportate alla luce. Allora, io, ricollegandomi sul discorso del paesaggio, vorrei dire che comunque l'approccio... Deve avvicinare il microfono. Vorrei dire, ricollegandomi sul discorso del paesaggio, vorrei dire che l'approccio che noi vorremmo utilizzare tramite anche l'Università di Amsterdam e l'esperienza e la collaborazione con il Comune su questo tipo di studio dei paesaggi mediterranei, io credo che noi abbiamo la possibilità di integrare una valorizzazione paesaggistica, quindi un paesaggio intatto, incontaminato, che comunque va preservato, con la conoscenza dell'interazione fra uomo e ambiente in tutte le epoche storiche. Ovviamente il paesaggio romano è uno solo dei momenti storici che ha caratterizzato fortemente il territorio pugliese, il territorio italiano, e la presenza romana nel territorio di Crispiano è sicuramente forte e va capita in maniera approfondita. Però secondo me l'obiettivo, in sinergia appunto, visto che stiamo parlando di valorizzazione, è proprio questo, è comprendere in un'ottica mediterranea come l'uomo ha interagito con il paesaggio dalla preistoria fino praticamente ai giorni nostri, ed è questo che un'archeologia moderna deve fare, ed è un po' il nostro obiettivo. Insieme, e penso che il sindaco in questo ci darà una mano, e avere amministrazioni virtuose è importante. Ecco, vedete alla mia sinistra il plastico del territorio di Crispiano. È uno dei plastici, un altro lo abbiamo qui proprio accanto all'entrata del palazzo del municipio. Ecco, sindaco, è un modo proprio plastico di farci orientare, no? Per chi arriva a Crispiano si rende conto, è come dire una sorta di biglietto da visita. Ora andremo in pubblicità, ma dobbiamo davvero ringraziare ancora una volta lo sponsor di questa serata, che ha voluto proprio la realizzazione qui in piazza di questo incontro, perché è un incontro, una bella chiacchierata, e noi sindaco siamo live, siamo dalla parte della gente, ci piace fare le cose all'aria aperta, con i nostri limiti, con i nostri difetti, perché siamo tra la gente, quindi si sentiranno chiaramente i rumori del cinguettio degli uccelli, dei rintocchi delle campane, del ciarlare, del vociferare delle persone, dei bambini. C'era prima un bambino che giocava con la sua macchinina, ma questa è la vita. Noi non vogliamo qualcosa di una realtà di plastica, vogliamo essere veri, con i nostri tanti difetti, perché poi ditemi di grazia, chi è perfetto su questa terra? Ringraziamo, dicevo, il nostro sponsor, Windor, di Gianluca Caputo, via Monte Merlo 94 a Crispiano, un'azienda che si è dimostrata davvero sensibile rispetto alle esigenze del territorio, una azienda leader nel settore di porte e finestre, 3 generazioni di attività, 100 anni di attività. E vale lo slogan: non buttare il tuo denaro dalla finestra, evita le dispersioni energetiche delle finestre e risparmiare dunque è più facile di quanto pensi. Windor, soluzioni per la casa. Andiamo in pubblicità. Questo programma è offerto da Art Deco, architettura, design e consulenza, dal 2007 al vostro servizio. Esperti nell'ambito delle energie rinnovabili, dell'efficienza energetica e del risparmio, eseguiamo ristrutturazioni finalizzate all'alto contenimento energetico. La nostra mission? Il tuo risparmio. Chiedi un sopralluogo gratuito al 393-9702-358 e un nostro incaricato valuterà direttamente a casa tua la soluzione migliore per te. Villa Puglia. Farmacia Ciccarone. Servizi, autoanalisi, holter pressorio, holter cardiaco, elettrocardiogramma, dermocosmesi, cabina estetica e veterinaria. Via Lago d'Arvo 27 a Taranto. Telefono 099 33 99 05.
Oro Verde di Antonio Maruccia, specializzato nella lavorazione del fiore fresco, realizza composizioni, mazzi e bouquet particolari e naturalmente classici addobbi floreali per qualsiasi tipo di occasioni, con fiori decisi, fogliame particolare ed elementi decorativi di ogni genere, disponendo inoltre di un accurato servizio. Fiori, piante e tutto quello che può servire per infiorare le vostre case e non solo. Hotel Europa. Situato a Taranto, sulla striscia di terra che collega il Mar Grande al Mar Piccolo e all'incrocio tra via Roma e Corso Due Mari, l'Hotel Europa 4 Stelle si affaccia su tutte le bellezze della città, il ponte girevole, il castello aragonese e il porto turistico. Le ampie e luminose camere, unite alla professionalità e alla cortesia del servizio, rendono l'Hotel Europa la scelta ideale per soggiorni di lavoro o all'insegna dell'armonia e del relax. Il ristorante, di rinnovata gestione, serve piatti tradizionali della cucina tarantina e pugliese. Edil GS di Salvatore Guarino. Piattaforme aeree, lavori di ristrutturazione, impianti idrici e fognanti, opere in cartongesso, pitturazione ed intonaci, impermeabilizzazione terrazzi, pavimentazione e rivestimenti, impianti elettrici. Autocarrozzeria 3C. Una grande esperienza maturata in lunghi anni di lavoro su ogni tipo di automobile. Autocarrozzeria 3C è anche officina. Vi aspettiamo in Corso Annibale a Taranto. Covertech SRL. Esecuzione di impermeabilizzazioni e coibentazioni di vasche, piscine, serbatoi di acqua potabile, coperture di capannone, terrazzi e giardini pensili. Opere di genio civile, rivestimenti e manti. Project Management Service di Salvatore Micelli. Società di consulenza alle imprese per finanza agevolata. Via Brindisi 3 a Taranto. Telefono 099-779-8537. Empire, bar, pasticceria, via Mazzini 187 Taranto. Messinese, pasticceri per passione da 100 anni. Promozione con prezzi eccezionali. Caffè 50 centesimi. Mousse di caffè, granite e bibite varie da asporto 1 euro. Pasticceria Mignon e torte a 12,90 euro al chilo. E poi Big Ben, lounge bar in via Matteotti 21 a Taranto. Benvenuti al Lido Conca del Sole. Regalati un'estate di benessere e di relax. Immergiti nelle bellezze della nostra spiaggia, un'oasi dorata ed incontaminata, situata in una splendida conca impreziosita dalle verdeggianti dune della macchia mediterranea e bagnata da acque azzurre e cristalline. BB Albergo La Manna, via San Vito numero 10, Taranto, San Vito. Consorzio Tema Group. Windor, soluzioni per la casa. Via Montemerlo numero 94 a Crespiano. Seconda parte di Polifemo, l'occhio di Abate. Siamo all'aria aperta in una calda serata crispianese in compagnia del sindaco e di illustri ospiti per valorizzare il nostro territorio, per valorizzare la ricchezza che l'agro di Crispiano offre. E ci saranno altre puntate perché noi sogniamo anche di farne una nelle grotte, proprio perché questo è un territorio che va apprezzato e va valorizzato. E devo dire che c'è perfetta sintonia con Viva la Puglia Channel, con l'editore Paolo Guaglione, che proprio intende la valorizzazione del territorio, l'esaltazione del nostro territorio, come la mission di fare televisione. Lei, sindaco, è un esperto di TV. E quindi chiaramente condivide questa esigenza di valorizzare i nostri,
le nostre bellezze. Luigi, io credo che la comunicazione è una cosa straordinaria, cioè viene sfruttata, deve essere sfruttata, perché comunicazione significa conoscenza, conoscenza significa ricchezza, è ciò che ne abbiamo bisogno, ecco perché hai ragione Luigi. Continuiamo il nostro giro e siamo di nuovo con il professor Gert Jan Burgers, ordinario di archeologia presso l'Università di Amsterdam. Professore, vogliamo fare così una breve panoramica sulle ultime scoperte, quello che più l'ha attirata del mondo greco e romano qui nell'area ionica. Certo, che è un grande piacere che io da studioso parlo di questo territorio vostro, dell'archeologia vostra, perché io questo continuo a dirlo, è uno dei territori più ricchi archeologicamente che io conosco. E parliamo del sito famoso ormai dell'Amastuola, una collina con una panoramica splendida sullo Ionico, e sito che ospita, diciamo, un insediamento, uno dei primi insediamenti della Magna Grecia. Stiamo parlando di altri siti, però io, se mi permettete un attimo, non vorrei tanto parlare da studioso adesso, vorrei parlare neanche da turista, però comunque da un olandese che si è innamorato dell'Italia e della Puglia. E ce ne sono tanti di questi. Anzi, il turismo, soprattutto internazionale in Puglia, sta andando bene e bisogna approfittarsene, diciamo, di questo fatto. E io sono contentissimo di sapere che l'amico ambasciatore Michele Onte è venuto qui a Taranto. Noi, io sono stato a Roma, direttore dell'Istituto di Cultura Romana, e abbiamo fatto un progetto Olandiamo in Puglia, per far capire che gli olandesi amano la terra pugliese, la terra vostra. Quindi invece di parlare di scienza, adesso vorrei sottolineare questo piuttosto. Dobbiamo anche fare Italiamo in Olanda. Dopo. No. Prego professore, stava dicendo. No, quindi è certo che bisogna comunque lavorare ancora sulla progettazione, manca l'infrastruttura, mancano le strutture ricettive, eccetera. Per esempio, professore, ecco, la battaglia sindaco per l'aeroporto. Se noi avessimo un aeroporto, lei tranquillamente da Schiphol, da Amsterdam o da Eindhoven, io l'ultima volta che sono stato ad Amsterdam, arrivai a Eindhoven, un volo diretto, arrivare direttamente qui all'Arlotta sarebbe fantastico. Poi, signori cari, la Regione Puglia dà tanti aiuti alla Ryanair. Beh, la Ryanair qualche volo diretto per l'aeroporto Arlotta, lo può anche riservare, no? Così facciamo crescere il territorio. Proseguiamo il nostro giro e ci spostiamo da Vanni Ninni, presidente di Asso Artisti Taranto, operatore culturale. Beh, abbiamo questa sorpresa, una cosa che veramente mi intriga e mi fa sognare. Questo ci dirà qualcosa su questo colosso di Zeus, che sarebbe, uso il condizionale, nascosto nel sottosuolo tarantino, un colosso di Zeus alto 18 metri, pari più o meno a, immaginate, un palazzo di 6 piani. Esatto. Lei sa dov'è, ma non ce lo vuol dire. Allora, innanzitutto però ci dica, ecco, la cosa ci interessa, perché insomma, uno dice c'è un colosso, un'opera monumentale, il caso di dire, ciclopica, immagina altro che bronzi di Riace. Allora, una delle 7 meraviglie del mondo è il Colosso di Rodi, che viene costruito da Carete, discepolo di Lisippo, che 40 anni prima costruisce a Taranto il Colosso Zeus di Taranto. Un colosso, come giustamente hai detto prima, alto 18 metri, quindi 6 piani di altezza, in bronzo, che addirittura era girevole. Così come abbiamo il ponte girevole, questo colosso era possibile ruotarlo spostandolo con un paio di persone. Mentre tutti gli altri tesori di Taranto vengono portati a Roma, fra cui l'Eracle,
Il colosso Zeus non viene trasportato perché era enorme e soprattutto perché raffigurava un dio che era in guerra, perché portava nella sua mano un fulmine, per cui i romani non volevano di adirati nella loro città e per cui non viene mai portato. Quindi quel dio, mentre il colosso di Rodi sicuramente non esiste più perché fu fuso per farne cannoni ed era una delle sette meraviglie del mondo, oggi delle sette meraviglie rimangono soltanto le piramidi, il colosso Zeus di Taranto è ancora sul nostro territorio. È stato cercato negli anni, è stato cercato sempre nel posto sbagliato, il territorio ha bisogno di essere pronto a sopportare. Prima parlavi di aeroporto, ma ci rendiamo conto della visibilità mondiale che avrebbe un evento del genere? Quando i bronzi di Riace, alti 3 metri, hanno questa grandissima visibilità, la dea Minerva, che è stata trovata da pochissimo a Castro nelle Cese, alta 4 metri, è stato trovato soltanto il busto, senza testa, senza gambe, e chissà che risalto potrà dare al territorio, figuriamoci un evento del genere. È importantissimo, quando si parla di vocazione turistica, e più che di vocazione turistica, io parlerei nel nostro territorio di vocazione artistico-culturale, che sicuramente c'è, che può portare a un grandissimo ritorno dal punto di vista turistico. Che significa? Che un territorio bello come quello dei paesaggi, oggi si parla molto di ecomusealità, cioè i tesori non devono essere rinchiusi all'interno dei musei, ma sono l'intero territorio, cioè i nostri muretti a secco, i nostri tratturi, il tratturello che arriva dall'Abruzzo e che arriva fino ai nostri territori, dove arrivavano queste greggi che avevano una lana meravigliosa, oltre, come diceva prima il professore, al miele, che ci faceva definire nell'antichità calabri. I primi calabri dell'Italia siamo stati noi, prima della Calabria, poi c'è tutta una storia ancora da raccontare, probabilmente da riscrivere. Allora, questo territorio va narrato. Faccio l'esempio di Verona, dove il turista arriva a Verona, che cosa va a vedere? Una città bellissima dal punto di vista architettonico, va a vedere la statua di Giulietta, il balcone di Giulietta, persino la tomba di Giulietta, perché c'è tutto un romanzo, una narrazione raccontata. E Giulietta e Romeo sono una storia perfettamente inventata da Shakespeare. Nel nostro territorio ci sono delle storie meravigliose. Tornando a Crispiano, oltre l'acquedotto del Triglio, che da raccontare una storia meravigliosa, oltre al che si può toccare con mano queste grotte preistoriche, i ritrovi dei briganti, un territorio meraviglioso. Se non ci fosse stato Sir James Lacaita, Giacomo Lacaita, in questo territorio, non si sarebbe fatta l'unità d'Italia. Perché? Da pochissimo è stato trovato un manoscritto in Argentina in cui di questo cittadino raccontano che, condannato a morte pochi anni prima dell'unità d'Italia dal governo Borbone, che non era cruento, viene mandato in esilio a Londra, dove grazie ai suoi buoni uffici con la regina, di cui sembra fosse diventato anche amante, riesce a intervenire in una trattativa fra l'ambasciatore francese e l'ambasciatore di Cavour, in cui stavano dettagliando lo sbarco di Garibaldi in Sicilia. Dovevano opporsi, gli inglesi si sarebbero dovuti opporre. James Lacaita, in una narrazione che veramente può dare adito a un film, in cui riesce a entrare in questa trattativa passando dalla moglie malata a letto, riuscendo a farsi ricevere dalla moglie, narrando quali erano i motivi per cui l'Inghilterra doveva appoggiare Garibaldi, riesce a cambiare il corso della storia. Permettimi di finire, Luigi, perché è importante che dopo questo Sir James Lacaita diventa baronetto a Londra e primo senatore del Regno d'Italia, ma tornato in questo territorio si pente di questa unione, perché c'è da riscrivere anche la storia del nostro risorgimento, di tutto quello che è successo, e da qui fa arrivare la regina Vittoria, i narratori, fa rinascere la narrazione di un territorio meraviglioso che basta leggerlo nei grandi romanzi che sono stati scritti in quel periodo e che sono ancora tangibili e toccabili con mano. È un fiume in piena, ecco. Quando poi parliamo di professionalità del nostro territorio, allora dico, ne abbiamo tante. Le nostre istituzioni, i nostri rappresentanti dovrebbero veramente dare spazio alle intelligenze locali del posto per evitare poi questo triste fenomeno della fuga dei cervelli. È triste poi vedere che menti tarantine, crispianesi, ioniche in generale, queste persone poi vanno altrove, vanno all'estero e godono, come è giusto che sia, della fama di scienziati. Però forse è proprio vero che San Cataldo è amante dei forestieri a Taranto. E allora, Luca Lazzaro, gli sforzi della Confagricoltura Taranto, appunto nel settore di competenza,
le vostre esigenze, le vostre richieste al governo regionale e al governo nazionale. Ora si è insediato Emiliano, certamente dovranno, la regione Puglia dovrà dare delle risposte, ma poi la partita si gioca anche sui tavoli romani. Cosa chiedete? Certo, guardi, dottor Abbate, quello che Confagricoltura e l'economia agricola della provincia di Taranto sta cercando di fare non è quello solo di andare e parlare di agricoltura soltanto. Prima siamo stati in passato ghettizzati su argomenti che erano anche una parentesi nelle trasmissioni televisive. Quello che è lo sforzo che stiamo cercando di fare è mettere al centro del ragionamento economico. Quindi se lei mi chiede cosa Confagricoltura di Taranto sta cercando di fare, mettere al centro del ragionamento economico di questo territorio l'agricoltura e tutto quello che c'è intorno al settore agricolo. Le richieste che noi facciamo al Presidente Emiliano sono tante, qualche giorno fa l'ho fatto in audizione in giunta regionale, innanzitutto consorsi di bonifica, indici di congruità, sono tantissime le richieste che facciamo al Presidente Emiliano, non da ultimo la immediata attivazione di quello che è il nuovo PSR, che è importante perché in tutti questi anni, il Sindaco lo sa, siamo stati a fianco in questi anni nel Consiglio di Amministrazione del GAL, dove che è destinatario di risorse appunto del piano di sviluppo rurale, abbiamo permesso l'insediamento di oltre 50 operatori turistici tra bed and breakfast, case vacanze, agriturismi, e questo per rispondere anche a quello che diceva il professore lo stiamo facendo. È un percorso che la governance, le classi dirigenti di questo territorio, gli imprenditori, i sindaci lo stanno facendo. Ovviamente questo non basta, perché un imprenditore che va a fare un investimento da solo non ce la fa, ma dobbiamo fare un ulteriore sforzo, cioè quello di mettere in rete. È lì che scendiamo nuovamente in campo noi, come non come imprenditori ma come governance del territorio, e costruire una rete che possa essere di unione e che possa aggredire i mercati in ambito turistico, in ambito agroalimentare. Lo abbiamo fatto attraverso un percorso che l'abbiamo chiamato Green Road, questa strada verde che parte da Statte, passa da Crispiano fino ad arrivare a Grottaglie, paese delle ceramiche, e fino a scendere giù a Pulsano con il suo splendido mare, e questo ci permette di mettere in rete tutti questi investimenti che abbiamo fatto. Questo ovviamente non ci dobbiamo fermare a questo, dobbiamo fare dei passi avanti. Nel prossimo PSR saranno finanziati nuovamente questi gruppi di azione locale, questi consorzi, che non saranno atti a distribuire risorse a pioggia così come abbiamo fatto in questi anni, ma di supportare l'impresa, quindi l'impresa che si è insediato, le nuove start-up nel mercato, quindi nel marketing territoriale e nel marketing delle singole aziende. Quindi nel marketing di prodotto, nel marketing delle nostre attività e dei nostri territori. Questo lo dobbiamo fare, abbiamo necessità di farlo al più presto, per cui tra le richieste che ho fatto qualche giorno fa al Presidente Emiliano, proprio quella di attivare immediatamente e rispondere a tutte quelle osservazioni che l'Unione Europea ha posto alla Regione Puglia per quanto riguarda il PSR, e spero che con la sua guida, che non dimentichiamo, attualmente il Presidente Emiliano è anche assessore all'agricoltura, e potrà risolvere rispetto a queste problematiche. Okay. Sindaco, ripartiamo. Quando vediamo l'offerta turistica, le varie offerte turistiche, i pacchetti, i vari visitatori che si affacciano nella nostra Puglia, si parla tanto di Salento, di Grande Salento, e grazie a Dio certamente il Salento offre tanto, le bellezze delle Cese e quant'altro. Però noi vorremmo, Sindaco, che ecco la tensione, no, verso questo obiettivo, sarebbe opportuno che anche questi nostri territori, come dire, entrassero in un circuito turistico.
La nave che sbarca a Taranto, la nave da crociera, se mai in futuro sbarcherà una nave da crociera a Taranto, dovrebbe fermarsi a Taranto, visitare il Martà, visitare il Castello Aragonese e poi un bel pullman, un autobus, che li porta per esempio nell'area di Crispiano. Ecco, lo sforzo, sindaco, di, tra virgolette, sprovincializzare il nostro territorio, le nostre ricchezze e farle entrare in un circuito internazionale, perché meritiamo un circuito internazionale. Luigi, ciò che dici è verità, perché in pratica anche quando si fanno queste trasmissioni televisive, no, per la quale stasera tu sei l'autore principale, poi gli attori che ti sei scelto in questa serata. È stata la vostra sensibilità. Però grande sensibilità. La cosa che voglio rimarcare, che comunque è accaduto, e accaduto significa che noi stasera stiamo parlando tante persone, ognuno ha le proprie peculiarità, e pertanto insieme stiamo parlando comunque di un territorio. Io da sempre, anche quando non facevo l'amministratore, ho sempre visto il territorio in maniera un po' più ampia, perché conservare i propri campanili non serve a nessuno, serve solamente a un amministratore che deve curare i propri elettori al momento opportuno e chiedere a loro la continuità. Questa amministrazione, parla della persona del sottoscritto, tutte queste esigenze non ce l'ha. Io vedo un territorio molto più ampio, perché solo stando insieme si possono raggiungere questi obiettivi. E guarda, tu quando parli delle crociere, che perché di questo stiamo parlando, nave da crociere, quando sbarcano 2000 persone in un botto e invadono con ricchezza immediata, insomma, i nostri territori, là c'è veramente la bontà dell'operazione. Io credo che l'economia che palpita, è necessità, tra l'altro, perché poi tra provincia e la provincia oppure la città. Io credo che in questo momento Taranto, ma lo sanno tutti quanti, sta soffrendo, però ha delle grandi potenzialità. E noi dalla provincia, da questo balcone sullo Ionio, vediamo la città di Taranto come una grande risorsa, ma anche Taranto sa che nell'entroterra c'è la risorsa. Allora, se troviamo questo punto di incontro, perché c'è, è possibile, e con gli illustri ospiti stasera sta uscendo alla grande questa grande possibilità, perché per questa grande terra noi siamo Grande Salento, non siamo parte esterna a tutto ciò che sta accadendo. Non siamo la sorellina povera. Esatto, siamo parte del Salento, solo che stiamo partendo un po' più in ritardo, mentre gli amici leccesi, i cugini leccesi, hanno fatto passi da gigante nell'ultimo periodo. E lì, ripeto, approfittando di questa grande opportunità di avere in questo momento la Puglia, questa regione d'Italia, che ve lo posso garantire, io che giro anche in Europa da tantissimo tempo, non la conoscevano geograficamente da nessuna parte, e tu quando parlavi di Taranto, dici Taranto, non sappiamo se era a nord o a sud, è già un fatto importante. Adesso questo è il momento buono, è un treno veloce che non possiamo perdere, e la Puglia, con tutta la bonomia che ha fatto conquistare l'intero mondo, deve sfruttarne tutti i suoi angoli, dal Gargano al Salento, il Tarantino, questo arco ionico che è stato sempre martoriato nel passato, unendo le forze. Taranto con le sue peculiarità marine, Crispiano con le sue 100 masserie, della stessa Massafra, Martina, noi siamo un territorio ricchissimo, solo che bisogna abbattere un muro, la non condivisione dei confini, abbattere i confini per essere unico. I campanili, famosi, che ci frega. Che ci frega, perché io l'ho spiegato in maniera molto chiara ed elementare. C'è bisogno far cambiare la mentalità anche chi amministra questo territorio. Il campanile, lo riconfermo, lo confermo ancora una volta, serve solamente all'amministratore che si deve proiettare nel prossimo futuro assicurando la sua stabilità amministrativa. Noi questi problemi non li abbiamo, noi abbiamo bisogno di una stabilità più generale. Tutto il territorio che in questo momento soffre, ma secondo me sono fiducioso e ho fiducia di ciò che sto dicendo, deve esplodere, e stasera lo stiamo confermando in diretta televisiva. Oltretutto, sindaco, abbiamo un assessore, neo assessore regionale al turismo, con Gianni Liviano, sì. Quindi turismo e cultura, beh, questa volta non si può sbagliare, perfetto. Deve essere la volta risolutiva. Io mi impegno, sindaco, appena Gianni Liviano sarà disponibile, sia in estate sia in inverno, quando sarà, io vorrei fare una puntata sul turismo qui a Crispiano. Assolutamente sì, sposo anche la causa, però voglio dire, permettimi Luigi, anche un altro invito a chi ci ascolta. Dobbiamo amare un po' di più la terra,
perché molte volte noi abbiamo dei conflitti non tanto con le parti esterne, all'interno stesso. Questo significa essere poveri e noi di questa povertà abbiamo bisogno di scrollarcene, altrimenti non andiamo più da nessuna parte. Prosegue il nostro giro e ritorniamo dal professor Giorgio Sonnante, ricordiamolo, docente e studioso del territorio dal punto di vista geografico. Io ho cercato di documentarmi, abbiamo parlato prima con lei, io ripeto, non sono un esperto della materia. Lei ha ipotizzato che nel monte Trazzonara dobbiamo riconoscere il monte Aulon. Qual è l'importanza di questa teoria? Perché l'uomo della strada, la signora Maria, che ha appena finito di servire la cena a tavola, dice: ma qual è questa importanza? Alla fine, qual è il significato di questo monte Trazzonara? Io sono ignorante in materia, so Trazzonara, conosco televisivamente perché qui hanno sede, no, in quella zona, i ripetitori di varie emittenti televisive tarantine. Ma parliamo di questa, della valenza di questo monte Trazzonara. Andiamo un po' nel tecnico e cercherò di non essere tecnico. Ecco, molto, il suo discorso sia fruibile, di proiettarmi proprio ma l'importanza, ecco. Ecco, innanzitutto una constatazione. Nelle carte geografiche del 1600 e del 1700 la Trazzonara compare sempre proprio al femminile ed è una cosa strana che un monte sia di nome femminile. Come dicessimo la Trazzonara. La Bianca. Invece no, è la Trazzonara, quindi questo già ha attirato l'attenzione. Poi però lo studio linguistico ha fatto arrivare all'ipotesi che sia un nome derivato dal greco. Volendo ricercare le origini del dialetto crispianese ho buttato lì un'ipotesi ed è nata appunto questa teoria che Trazzonara, per una serie di traversie linguistiche, venga dal greco tracheia aulon. Tracheia significa sassosa, aulon significa gravina, e in effetti c'è una estrema coincidenza tra il nome e il paesaggio. Il monte Trazzonara in effetti presenta una grande vallata, la più rocciosa tra tutta la zona dei monti di Martina e Crispiano, e effettivamente, ripeto, questa coincidenza poi va a coincidere con quello che i testi antichi, in particolare Orazio, raccontano del monte Aulon. Orazio impianta tutta un'ode intera sulla bellezza del paesaggio di Taranto inteso come agro tarantino. Orazio non vuole rifugiarsi nelle ricchezze o in una città bella, ma vuole trovare riposo in un contado. Quale contado? Il contado tarantino, dove si coltivano gli olivi, dove si coltiva la vite, dove si ha il miele eccellente, comparabile con altri, e dove si pratica un allevamento di alto livello. Il monte Trazzonara può essere davvero... Abbiamo una serie di altre prove, per esempio la Mastuola, la collina dove sono stati effettuati gli scavi e dove è stato trovato l'insediamento più antico, probabilmente per ora, dopo la fondazione di Taranto da parte della Lacedemoni. Anche la Mastuola deriva probabilmente dal greco. A Mastu Aulon significa la gravina della collina. In effetti la Mastuola è una collina che di fianco è solcata poi da una gravina. Qual è l'importanza di tutto questo? Per noi crispianesi ovviamente ha un'importanza fondamentale, perché questo ci proietta nell'epoca greca e romana, lì dove sono le nostre origini, ci proietta alle nostre origini nella terra, diceva prima il sindaco, la terra, l'importanza della terra. La nostra risorsa futura, il nostro patrimonio è la terra che ci è stata lasciata in eredità. E noi possiamo lasciare ancora questa terra in eredità ai nostri figli solo se ne capiamo l'importanza. Se invece noi distruggiamo il patrimonio che ci è stato lasciato, è ovvio che non potremo più raccontare ai nostri figli quello che hanno raccontato a noi. Quindi questo è il desiderio, quello di ricevere e di poter trasmettere ancora questo patrimonio agricolo, agrario, che poi è la ricchezza in fondo dell'uomo. Passiamo al dottor Angelo Castrorao Barba, archeologo esperto di ville romane. Nei precedenti interventi è comparsa questa parola magica, la carta archeologica. Insieme all'importanza di questa carta archeologica, ci dica innanzitutto cosa si intende per carta archeologica e poi la necessità di scavare a ritroso, fino alle origini più remote, più recondite, sino ad arrivare proprio alla fase del popolamento.
archeologica si intende fondamentalmente una conoscenza capillare di tutti i punti del popolamento antico in una lunga diagonia, antico è la parola sbagliata, del popolamento umano, senza dei limiti cronologici. I limiti cronologici sono soltanto basati rispetto alla nostra conoscenza degli indicatori ceramici o della cultura materiale, ma noi dobbiamo pensare a un lavoro che si fa, che gli archeologi fanno sul campo, andando nei terreni e cercando le tracce materiali, quindi frammenti ceramici, le evidenze architettoniche e rupestri in questo territorio, per poter individuare tutte le fasi di occupazione del territorio, che sono la base, come diceva anche il sindaco, sono la base della conoscenza, sono la base da cui partire, perché se non sappiamo l'entità, dove si collocano i siti, in che periodo, e riusciamo a dare uno spessore storico all'antropizzazione del territorio, non riusciamo a fare anche non riusciamo a pensare allo sviluppo contemporaneo, secondo me. E la necessità della carta archeologica è proprio questa, è partire per avere questa conoscenza e poi approfondire e capire poi quali sono i punti nevralgici che caratterizzano storicamente il territorio in tutti i secoli. Prima di andare in pubblicità, incombono i nostri obblighi, ma noi dobbiamo, è una parola forte, simpatica, uno sfottò, ma noi dobbiamo ringraziare veramente i nostri sponsor. Per quale motivo? Perché questi sono spazi, questi di Polifemo, l'Occhio di Abate, così come quelli dello Sportello del Cittadino, sono spazi autoprodotti e autofinanziati. Quindi è uno sforzo economico del sottoscritto e chiaramente poi noi ringraziamo chi è sensibile e chi ci mette la benzina. Perché attraverso queste trasmissioni cresce il territorio, non è che ci si arricchisce personalmente. È un territorio che ha bisogno di questi stimoli. E ringraziamo pertanto lo sponsor proprio speciale di questa puntata, Windor e Gianluca Caputo, Windor in via Monte Merlo 94 a Crispiano. Windor, azienda sensibile rispetto alle esigenze del territorio, azienda leader nel settore di porte e finestre, un'attività che si protrae da 100 anni attraverso 3 generazioni e vale lo slogan, questo spot, non buttare il tuo danaro dalla finestra, evitare le dispersioni energetiche delle finestre e risparmiare è più facile di quanto pensi. Windor, soluzioni per la casa. Pubblicità, qualche secondo, una trentina, una quarantina di secondi e poi saremo di nuovo con voi con la terza parte di Polifemo, l'Occhio di Abate. Questo programma è offerto da Art Deco, architettura, design e consulenza, dal 2007 al vostro servizio. Esperti nell'ambito delle energie rinnovabili, dell'efficienza energetica e del risparmio, eseguiamo ristrutturazioni finalizzate all'alto contenimento energetico. La nostra mission? Il tuo risparmio. Chiedi un sopralluogo gratuito al 393-9702-358 e un nostro incaricato valuterà direttamente a casa tua la soluzione migliore per te. Villa Puglia. Farmacia Ciccarone. Servizi, autoanalisi, holter pressorio, holter cardiaco, elettrocardiogramma, dermocosmesi, cabina estetica e veterinaria. Via Lago d'Arvo 27 a Taranto. Telefono 099 33 99 05. Oro Verde di Antonio Maruccia, specializzato nella lavorazione del fiore fresco, realizza composizioni, mazzi e bouquet particolari e naturalmente classici addobbi floreali per qualsiasi tipo di occasioni, con fiori decisi, fogliame particolare ed elementi decorativi di ogni genere, disponendo inoltre di un accurato servizio. Fiori, piante e tutto quello che può servire per infiorare le vostre case e non solo. Hotel Europa.
Situato a Taranto, sulla striscia di terra che collega il Mar Grande al Mar Piccolo e all'incrocio tra Via Roma e Corso Due Mari, l'Hotel Europa 4 Stelle si affaccia su tutte le bellezze della città, il Ponte Girevole, il Castello Aragonese e il Porto Turistico. Le ampie e luminose camere, unite alla professionalità e alla cortesia del servizio, rendono l'Hotel Europa la scelta ideale per soggiorni di lavoro o all'insegna dell'armonia e del relax. Il ristorante, di rinnovata gestione, serve piatti tradizionali della cucina tarantina e pugliese. Edil GS di Salvatore Guarino. Piattaforme aeree, lavori di ristrutturazione, impianti idrici e fognanti, opere in cartongesso, pitturazione ed intonaci, impermeabilizzazione terrazzi, pavimentazione e rivestimenti, impianti elettrici. Autocarrozzeria 3C. Una grande esperienza maturata in lunghi anni di lavoro su ogni tipo di automobile. Autocarrozzeria 3C è anche officina. Vi aspettiamo in Corso Annibale a Taranto. Covertech SRL, esecuzione di impermeabilizzazioni e coibentazioni di vasche, piscine, serbatoi di acqua potabile, coperture di capannone, terrazzi e giardini pensili, opere di genio civile, rivestimenti e manti. Project Management Service di Salvatore Micelli, società di consulenza alle imprese per finanza agevolata, via Brindisi 3 a Taranto, telefono 099-779-8537. Empire, bar, pasticceria, via Mazzini 187 Taranto, messinese, pasticceri per passione da 100 anni. Promozione con prezzi eccezionali. Caffè 50 centesimi. Mousse di caffè, granite e bibite varie da asporto 1 euro. Pasticceria Mignon e torte a 12,90 euro al chilo. E poi Big Ben, lounge bar in via Matteotti 21 a Taranto. Benvenuti al Lido Conca del Sole. Regalati un'estate di benessere e di relax. Immergiti nelle bellezze della nostra spiaggia, un'oasi dorata ed incontaminata, situata in una splendida conca impreziosita dalle verdeggianti dune della macchia mediterranea e bagnata da acque azzurre e cristalline. BB Albergo La Manna, via San Vito numero 10, Taranto, San Vito. Consorzio Tema Group. Windor, soluzioni per la casa. Via Montemerlo numero 94 a Crespiano. Eccoci, terza parte di Polifemo, l'occhio di Abate, una puntata dedicata alla valorizzazione del nostro territorio, in particolare di Crispiano. Il sindaco fa gli onori di casa, ha fatto gli onori di casa e poi abbiamo una nutrita rappresentanza di esperti dei vari settori che appunto possono e riescono, devo dire, a valorizzare il nostro territorio. Riprendiamo la carrellata degli interventi con il professor Gert-Jan Burgers, ordinario di archeologia presso l'Università di Amsterdam. Professore, facciamo un parallelismo tra voi olandesi e noi italiani nell'approccio alla considerazione del patrimonio archeologico. Cioè, in varie terre, in altre realtà, c'è una pietra, si trova una pietra, la si sa valorizzare. Qui la pietra viene sotterrata molto spesso. Ma io devo innanzitutto dire che, c'è sempre la balzelletta che, no, quando c'erano i romani qui in Italia, da noi vivevano ancora con le pelle, diciamo, quindi i barbari. Cioè, i barbari. I barbari. E comunque, però, bisogna anche dire che questi olandesi, che sono mercanti, diciamo, di origine,
anche trovando un'ossa, diciamo, di un che ne so, di un animale preistorico, ne sanno fare un museo che poi funziona. E quindi è questo che infatti manca forse questo aspetto, diciamo, di saper valorizzare, apprezzarci veramente, apprezzare le nostre risorse. Quelle, voi ci avete tante ricchezze, lo dico sempre, che soprattutto questo territorio crispianese, tarantino, è uno dei più ricchi che io conosco, però vengono ancora valorizzate. E io sono contentissimo che da una prospettiva olandese posso, diciamo, dare il nostro sostegno piuttosto a questo sviluppo, questo, perché di questo sviluppo ne sono sicuro. Volevo ricordare anche che naturalmente dal punto di vista, diciamo, turistico, forse l'Italsider si possa vedere come un problema. Però, io vorrei ricordare, io sono nato in un paese proprio al confine con la Germania, a 100 km dal Ruhrgebiet, peggio, molto peggio dell'Italsider. Eppure adesso, dopo 20 anni della chiusura, è diventato un bene culturale che viene sfruttato dal punto di vista economico, ma a cui la gente del luogo si è anche legata. E quindi un bene culturale, heritage, la parola in inglese, che viene valorizzato e amato oramai. Che sembra strano, però è possibile questo, ci sono gli esempi, quindi perfetto. Sono ottimista. È il turno di Vanni Ninni, presidente di Asso Artisti Taranto, nonché operatore culturale. Si dice Taranto spartana, ma non esiste solo la Taranto spartana dal punto di vista archeologico. Stasera si è parlato di Virgilio, di Orazio, non si può essere in questo territorio e non fare menzione anche di Platone. Platone passa dal Tarantino, passa da questa direttrice che va da Taranto a Ignazia, quindi passando da Crispiano, passa proprio in questo territorio. E Platone di che cosa parla? Il razionalismo, ma soprattutto la ricerca della felicità. Si vive per essere felici, non bisogna essere schiavi, quindi abolizione della schiavitù. Per primo ne parla Platone, poi lo va addirittura a scrivere nelle Tavole Palatine a Metaponto, ma viene qui nel Tarantino per incontrarsi con Archita. Quindi per fondare l'Accademia Pitagorica, che si diffonde in tutto il Mediterraneo, il mondo all'epoca conosciuto, e che quindi porta Taranto a diffondere i suoi discepoli, la sua cultura dappertutto. Una cultura che deriva però dai millenni del nostro territorio. Pensiamo a Iapigi, Giapigi, Giafet, non vi dico altro, pensiamo al figlio di Giafet, Tiras, pensiamo al perché Platone viene proprio a Taranto dopo che uccidono il suo amico Socrate in Grecia e viene a Taranto a parlare poi anche di Atlantide. Viene qui Virgilio, Orazio, parlano di un territorio che poi si va a ritrovare nei secoli e che diventa un bene, secondo me, dell'umanità. Il professor Burgess più volte ha detto voi, quando il professor Burgess insieme a tutti quanti gli abitanti del pianeta inizierà a dire il nostro territorio, perché questo è un bene dell'umanità. La Puglia, il Tarantino, il Taranto vanno salvaguardati come bene dell'umanità, perché da qui nasce veramente, dopo il diluvio universale, e qui rispondo alla tua domanda, Taranto viene fondato subito dopo il diluvio universale, e questa è una divulgazione di informazioni che, unendo una serie di trattati, di libri e di mappe antiche, saremo in grado di dimostrare, così come ha fatto Schliemann, che conoscendo 20 lingue e incrociandole ha trovato l'esatto posizionamento e ha scavato Troia, l'antica città di Troia, trovando addirittura la Troia bruciata secondo l'assedio del cavallo di Troia e il tesoro di Priamo. Se non lo avesse fatto, oggi parleremo di Omero, anche qui importante Omero con Taranto, Odissea, Livio Andronico, traduce l'Odissea dal latino, dal greco al latino e diffonde quindi il teatro e la letteratura da Roma in tutte le parti del mondo. Quindi anche qui questo passaggio, se non ci fosse stato, parleremo di Omero come tutte invenzioni. Ci sono tante cose che invece vanno lette, vanno incrociate e che faranno, divulgandole, partendo dal territorio, ma grazie all'apporto delle persone competenti per settore, alla lungimiranza
delle amministrazioni locali, alla passione, all'impegno delle associazioni di categoria e di tanti imprenditori del territorio, faranno sì che questo sarà veramente un modello da seguire, che sarà molto più facile farlo partire, su quello ci stiamo già lavorando, poi magari il sindaco ne potrà parlare meglio, partendo da una realtà locale, facendo un format. Il nuovo assessore al turismo Gianni Liviano ha parlato che serve un piano strategico, ma questo piano strategico c'è bisogno di inventarselo o bisogna andarlo a raccogliere da chi già sta operando sul settore, ha già gli elementi per poter fare un qualcosa che, divulgandosi da una realtà così ricca nei suoi millenni di storia da raccontare, fa diventare questo territorio appetibile. Ma come? Appetibile perché grazie alla narrazione di quello che è successo spinge all'abitante del pianeta a venire in questo territorio, a trovare in questo territorio le proprie radici, le proprie identità storiche, a toccarle con mano e a fare in modo di ritornare e a divulgarle ovunque. Quindi questo è l'augurio e l'auspicio. Archita diceva, quando gli chiedevano qual è la ricchezza di Taranto, Archita diceva l'agricoltura, la buona agricoltura, l'ottima agricoltura. È quello il perno su cui noi dobbiamo partire, partendo dai nostri alberi di ulivo secolari millenari, dai nostri muletti a secco, dai nostri trattori, da quello di cui noi siamo ricchi e che ovviamente dobbiamo, anche grazie all'apporto di tutti quanti, divulgare al meglio e narrare al meglio. Ecco. È il turno di Luca Lazzaro, presidente di Confagricoltura Taranto. Ecco, la sua realtà, Confagricoltura Taranto, i suoi sforzi, i suoi desiderata, le attenzioni che voi chiedete, e poi vedremo agli enti, e poi vedremo se ricevete o meno risposta, messe in parallelo con altre realtà di Confagricoltura non tarantine, non pugliesi, ma di altre realtà italiane. Ecco, la Confagricoltura Taranto, confrontandosi con altre realtà di Confagricoltura italiane, che differenza vede, nota come trattamento? Guardi, dottor Abate, mi confronto spesso con i miei colleghi presidenti o imprenditori agricoli di un po' di tutta Italia, perché comunque stando negli organismi, certo, nazionali anche dell'organizzazione in quanto presidente locale, ci confrontiamo spesso su tante tematiche, e devo dire l'attenzione che tutta l'Italia ha nei confronti di Taranto in questo momento è particolare, ma è particolare non solo perché abbiamo un'attenzione mediatica per tutte le problematiche ambientali, ma perché comunque da Taranto parte una sfida che è quella del rilancio in un'ottica diversa del territorio. Prima l'amico Vanni Nini citava Archita. Io l'ho citato Archita, ho chiuso il mio discorso proprio in audizione alla Giunta regionale proprio con Archita, proprio per far comprendere a chi è una cultura umanistica come il presidente Emiliano quanto il rapporto tra cultura, agricoltura e economia per questo territorio è strategico. Con le amministrazioni locali, con amministrazioni regionali e il governo, l'auspicio è quello di dare la possibilità anche ad altri settori economici di questo territorio una possibilità di sviluppo. Quello che chiedo con forza, stiamo chiedendo al sottosegretario De Vincenti che per raggiungere a Taranto proprio per andare a guidare quella che è il contratto istituzionale di sviluppo, di dare la possibilità anche al settore agricolo di essere presente su quel territorio. Ho chiesto ai parlamentari locali di presentare un emendamento alla conversione del decreto legge numero 7 sull'ILVA e quindi su Taranto, perché c'è una parte che è appunto destinata allo sviluppo, di inserire all'interno di quel contratto istituzionale anche il Ministero dell'Agricoltura. Il governo ce l'ha negato e quindi con un parere negativo di commissione, quindi di commissione e governo su quell'emendamento, e noi lo abbiamo ribaltato in un ordine del giorno che è stato approvato invece dalla Camera, e ora chiediamo al sottosegretario De Vincenti risposte in relazione a questa tematica, cioè il governo
per il settore agricolo, per il settore agroalimentare, che è un settore importante. Siamo nella campagnata dell'uva da tavola. Mi piace citare qualche numero. Per valore della produzione, l'uva da tavola solo nella provincia di Taranto rappresenta 200 milioni di euro. Cioè vale 200 milioni di euro solo il comparto dell'uva da tavola. Quanto è strategico il settore agricolo nel suo complesso? Noi lo vogliamo rappresentare a chi ci governa, alle istituzioni e quindi anche a chi sta attraverso quel contratto istituzionale, che è uno strumento importante, un futuro diverso. Noi ci crediamo in questo futuro diverso. Io ho 33 anni, sono il più giovane presidente di Confagricoltura d'Italia e quando ho fatto delle scelte subito dopo il diploma ho deciso di rimanere qui, ho fatto l'università qui, il dottorato di ricerca qui, perché avevo un'azienda agricola. Questa azienda agricola l'ho seguita e la continuo a seguire nonostante gli impegni istituzionali, ma la continuo a seguire perché credo su questo territorio, credo di origine, la mia azienda è di origine di Massafra, Taranto, ma poi ho investito a Crispiano perché Crispiano è un territorio che può offrire sotto il profilo dello sviluppo economico, agricolo, turistico in maniera significativa, e quindi abbiamo fatto degli investimenti qui. Su questi investimenti ci crediamo moltissimo, li accompagneremo e quindi come Confagricoltura ma anche come amministratori, diciamo, del territorio e di quelli che sono gli strumenti operativi di supporto alle imprese, ci crediamo e quindi li dobbiamo accompagnare. Questo è lo scopo di un'organizzazione di categoria. I corpi intermedi stanno subendo crisi, i partiti sono in crisi, i sindacati sono in crisi, i corpi intermedi nel loro complesso sono in crisi. Qual è il nuovo ruolo di questi corpi intermedi? Accompagnare le imprese nello sviluppo, nella crescita. Bene, ringraziamo. Ora avremo una quarta parte e sarà quella in cui sentiremo il sindaco per le conclusioni finali e ringrazieremo gli ospiti che davvero sono stati disponibili ed eccezionali questa sera per il contributo. Ma dobbiamo ringraziare lo sponsor speciale di questa puntata, Windor, via Montemerlo 94 a Crispiano. Dobbiamo ringraziare Gianluca Caputo. La Windor è un'azienda sensibile rispetto alle tematiche del territorio e aver sostenuto questa trasmissione è la prova tangibile. Windor, azienda leader per porte e finestre, una tradizione che dura da 100 anni attraverso 3 generazioni. Non buttare il tuo denaro dalla finestra, evitare le dispersioni energetiche delle finestre e risparmiare è più facile di quanto pensi. Windor, soluzioni per la casa. Pubblicità. Questo programma è offerto da Art Deco, architettura, design e consulenza, dal 2007 al vostro servizio. Esperti nell'ambito delle energie rinnovabili, dell'efficienza energetica e del risparmio, eseguiamo ristrutturazioni finalizzate all'alto contenimento energetico. La nostra mission, il tuo risparmio. Chiedi un sopralluogo gratuito al 393-9702-358 e un nostro incaricato valuterà direttamente a casa tua la soluzione migliore per te. Willa Puglia. Farmacia Ciccarone. Servizi, autoanalisi, holter pressorio, holter cardiaco, elettrocardiogramma, dermocosmesi, cabina estetica e veterinaria. Via Lago d'Arvo 27 a Taranto. Telefono 099 33 99 05. Oro Verde di Antonio Maruccia, specializzato nella lavorazione del fiore fresco, realizza composizioni, mazzi e bouquet particolari e naturalmente classici addobbi floreali per qualsiasi tipo di occasioni, con fiori decisi, fogliame particolare ed elementi decorativi di ogni genere, disponendo inoltre di un accurato servizio. Fiori, piante e tutto quello che può servire per infiorare le vostre case e non solo.
Hotel Europa. Situato a Taranto, sulla striscia di terra che collega il Mar Grande al Mar Piccolo e all'incrocio tra Via Roma e Corso Due Mari, l'Hotel Europa a 4 stelle si affaccia su tutte le bellezze della città, il Ponte Girevole, il Castello Aragonese e il porto turistico. Le ampie e luminose camere, unite alla professionalità e alla cortesia del servizio, rendono l'Hotel Europa la scelta ideale per soggiorni di lavoro o all'insegna dell'armonia e del relax. Il ristorante, di rinnovata gestione, serve piatti tradizionali della cucina tarantina e pugliese. Edil GS di Salvatore Guarino. Piattaforme aeree, lavori di ristrutturazione, impianti idrici e fognanti, opere in cartongesso, pitturazione ed intonaci, impermeabilizzazione terrazzi, pavimentazione e rivestimenti, impianti elettrici. Autocarrozzeria 3C. Una grande esperienza maturata in lunghi anni di lavoro su ogni tipo di automobile. Autocarrozzeria 3C è anche officina. Vi aspettiamo in Corso Annibale a Taranto. Covertech SRL. Esecuzione di impermeabilizzazioni e coibentazioni di vasche, piscine, serbatoi di acqua potabile, coperture di capannone, terrazzi e giardini pensili. Opere di genio civile, rivestimenti e manti. Project Management Service di Salvatore Micelli. Società di consulenza alle imprese per finanza agevolata. Via Brindisi 3 a Taranto. Telefono 099-779-8537. Empire, bar, pasticceria, via Mazzini 187 Taranto. Messinese, pasticceri per passione da 100 anni. Promozione con prezzi eccezionali. Caffè 50 centesimi. Mousse di caffè, granite e bibite varie da asporto 1 euro. Pasticceria Mignon e torte a 12,90 euro al chilo. E poi Big Ben, lounge bar in via Matteotti 21 a Taranto. Benvenuti al Lido Conca del Sole. Regalati un'estate di benessere e di relax. Immergiti nelle bellezze della nostra spiaggia, un'oasi dorata ed incontaminata, situata in una splendida conca impreziosita dalle verdeggianti dune della macchia mediterranea e bagnata da acque azzurre e cristalline. BB Albergo La Manna, via San Vito numero 10, Taranto, San Vito. Consorzio Tema Group. Windor, soluzioni per la casa. Via Montemerlo numero 94 a Crispiano. Bene, ultima parte di Polifemo, l'occhio di Abate, è il momento in cui sentiremo per le conclusioni il sindaco e poi dobbiamo ringraziare i nostri ospiti. Una puntata, dicevo, in cui veramente abbiamo cercato di promuovere il territorio, ognuno con le proprie competenze, con quel quid pluris che ogni cittadino di buona volontà dovrebbe dare. Io come operatore dell'informazione, il sindaco come amministratore della cosa pubblica e gli ospiti qui presenti come detentori di un proprio patrimonio professionale che non rimane fine a se stesso ma viene messo a disposizione della collettività. E allora sindaco, concludiamo questa bellissima serata ringraziando l'amministrazione comunale per aver creduto in questa iniziativa, l'importanza sindaco di essere sempre a contatto con la base. Lei è un sindaco della strada nel senso più positivo del termine. È brutto quando la politica diventa una torre d'avorio, una turris eburnea, quando quel palazzo di città viene chiuso. Qui invece c'è un rapporto dialettico, un confronto e mai uno scontro. E proprio questo, attraverso questo confronto, lei riconosce e vive quotidianamente la esigenza di
valorizzare tutto quello che ci circonda, che circonda la realtà di Crispiano, che costituisce la realtà di Crispiano. Hai ragione Luigi, è proprio la verità. Io ho sempre immaginato, perché tra l'altro all'interno di questo palazzo ci ho lavorato per 33 anni e so perfettamente tutto ciò che è passato, quanta gente ho visto anche, poi amministrare. Poi arriva il tuo turno, no? Non so se voluto o non voluto, comunque c'è il turno, ti fai la tua gavetta, perché alla fine chi non ha mai amministrato non è così bravo come tanti altri che magari della politica hanno fatto anche una professione. Però ho una certezza che posso dichiarare in maniera ufficiale, che forse al posto di tutti gli amministratori devono andare delle persone che vivono la strada, la devono vivere per capire anche i problemi della strada, perché poi in questo palazzo arriva di tutto e di più, ogni giorno devi fare i conti con la realtà, che vi posso garantire in questo momento è drammatica, ma tu almeno l'ascolto lo devi dare a tutti quanti, non hai la bacchetta magica per risolvere i problemi che sono tantissimi, però ascoltare, cercare di trovare un minimo di soluzione, tamponando le cose che si possono fare, però avendo sempre le idee molto chiare dove condurre il paese. E se mi permette Luigi, io voglio chiudere in questa maniera, perché con l'unione delle forze, l'ho sempre detto e lo confermo ancora una volta, noi siamo per approntare, grazie anche agli amici proprietari delle masserie insieme a Vanni Ninni e a Luca Lazzaro, che è veramente un punto di riferimento importante per questa provincia, giovane, desideroso, non ha lasciato questa terra perché lui la sfida la sta giocando su questa terra. Insieme vogliamo progettare, lo posso dire ufficialmente Vanni, un grandissimo progetto con la presenza di grandi proprietari terrieri. Qui abbiamo anche Luigi Perrone, che è un ospite di questa platea, per dire che lanciamo un progetto importante in tutto il mondo. Noi vorremmo far adottare, lo dico in maniera molto elementare, per far arrivare anche la signora Maria che sta cucinando la pasta in questo momento, per dire che noi vogliamo essere un riferimento nel mondo, come dice Vanni, facendo adottare quello che è stata anche la storia. Il professor Giorgio, che è in pericolo. Giorgio Sonnante ha parlato di ulivi, questi ulivi secolari. Noi vogliamo puntare tutta la nostra attenzione, facendo un progetto più importante, facendo adottare a tutto il mondo gli ulivi secolari di questa magnifica Puglia. Il progetto parte da Crispiano con la collaborazione di tutte le persone che avranno una situazione importante all'interno di questo progetto, partendo appunto anche dalla Confagricoltura, dagli operatori culturali, da quelli agrari, dai proprietari, per essere un riferimento nel mondo, perché se Maometto non va dalla montagna, noi pensiamo che la montagna potrebbe venire da Maometto, e se Maometto arriva nelle nostre terre conoscendo gli ulivi secolari, è quello che noi vogliamo, perché dal Giappone non devono venire solamente per vedere i trulli. Adottando un albero secolare ci sarà un figlio di questa terra che anche i giapponesi vorranno prima o poi vedere. Questo è il nostro futuro, è una grande sfida, bisogna crederci in maniera chiara e pulita. Noi abbiamo queste intenzioni. E io sindaco invece voglio coinvolgere, sono convinto che lei come amministrazione accetterà l'invito. Io ho, oltre alla mia terra Taranto, io amo un'altra realtà del nostro sud, Napoli. È una città che mi fa battere il cuore quando vedo Mergellina, vedo le bellezze del nostro sud. E trovandomi proprio a Napoli, visitando la Napoli sotterranea, ho detto: ma scusate, perché non facciamo un bel gemellaggio tra la Napoli sotterranea e la Taranto, la provincia ionica sotterranea, gli ipogei napoletani e quelli nostri, quello che ho, le grotte di Crispiano. Allora facciamo una bella un'azione sinergica. Io l'ho proposta al sindaco di Taranto, ha accettato l'invito, l'ho proposta al presidente Emiliano, l'ho proposta al vice sindaco di Napoli, all'assessore alla cultura di Napoli. E io contando, e io sono molto duro, lei mi conosce, nei confronti della classe politica, ma quando io trovo, e non è piaggeria, una persona che ama il territorio, una persona che è disponibile, come lei, una persona che è tra la gente, che non si tira indietro, è una persona che
risponde al telefono e non si fa filtrare da segretari, portaborse, le capie di vari, beh, io ritengo, ecco, non è piaggeria, non è una sviolinata, ma è una constatazione. E io con persone come lei voglio portare avanti mediaticamente un'idea, un progetto di promozione. E vorrei anche avvalermi per questo progetto, essendo io, non essendo un esperto del settore, delle vostre professionalità. Fare questo gemellaggio, che poi forse ci sarà anche un certo iter burocratico per il gemellaggio, ma chiamiamolo come volete, chiamiamolo scambio, interscambio culturale, chiamiamolo come volete. Ma vorrei coinvolgervi perché c'è tanto da imparare, voi sarete un po' come Virgilio, no? Il maestro che accompagnava Dante in questo viaggio, no? Fatti non foste a viver come bruti, ma a seguir virtute e conoscenza, diceva Dante. Bene, e allora è tutto. Ringraziamo il primo cittadino, grazie, Egidio grazie. D'Ippolito, in ordine di interventi. Ringraziamo il professor Giorgio Sonnante, docente grazie. E studioso del territorio. Ringraziamo il dottor Angelo Castrorao Barba, archeologo, esperto di ville romane. Grazie. Ringraziamo il professor Gert Jan Burgers, ordinario di archeologia presso l'Università di Amsterdam. Grazie. Ringraziamo Vanni Ninni, presidente di Assoartisti Taranto, operatore culturale, salutato dalle campane. E ringraziamo Dulcis in fundo Luca Lazzaro, presidente di Confagricoltura Taranto, un esempio certamente di un cittadino, di un imprenditore che non ha fatto, una volta c'era la valigia di cartone, oggi c'è il trolley, ma ha deciso di rimanere sul territorio ionico, mettendo a disposizione della collettività la sua esperienza, le sue capacità, le sue risorse. Forse sarebbe stato molto più facile andare altrove, ma le sfide più belle sono quelle più impegnative. Buonasera. E la vittoria in queste sfide ha un valore, un valore ancora più forte. Ringraziamo il nostro sponsor di questa puntata specialmente, Windor Gianluca Caputo, via Montemerlo 94 Crispiana, azienda sensibile alle esigenze del territorio, ha sponsorizzato questa iniziativa. Azienda leader nel settore di porte e finestre, non buttare il tuo denaro dalla finestra, evitare le dispersioni energetiche dalle finestre e risparmiare è più facile di quanto pensi. Windor, soluzioni per la casa. Era doveroso, perché quando un imprenditore dà una mano a certe iniziative, beh, ci veramente vuol dire che non esiste, ecco, che vale quella bella espressione che a me piace tanto di Raoul Follerot: nessuno ha il diritto di vivere felice da solo. Penso che sia il modo migliore per condividere le nostre ricchezze, quello che offre il nostro territorio, e metterlo a disposizione di tutti, della collettività. Beh, è stata una serata, una puntata emozionante, Sindaco. Io penso, da quando ho ripreso l'attività televisiva, è stata una mia pazzia, una mia follia, aver voluto sfidare la crisi dell'editoria. Purtroppo tanti giornali, tante emittenti televisive purtroppo chiudono i battenti, tanti colleghi si ritrovano a spasso, ma io ho detto ripartiamo con l'energia, c'è la parte sana che vuole il bene di questa realtà pugliese. L'appuntamento con Polifemo, l'occhio di Abate, per venerdì prossimo, stessa ora, ore 21, stessa rete, stesso canale, canale 93 del digitale terrestre, Viva la Puglia Channel, visibile in tutta la Puglia e in parte della Basilicata. Che dire, questa è la nostra mission, essere sempre dalla parte del cittadino, una informazione libera, una informazione senza padrone. Ci rivedremo venerdì, e non dimenticatelo mai, non è venerdì se non c'è Polifemo, l'occhio di Abate. Buonasera.
Questo programma è stato offerto da Windor, soluzioni per la casa. Via Montemerlo numero 94 a Crespiano. Consorzio Tema Group. Art Deco, architettura, design e consulenza. Lido Conca del Sole. Covertech SRL. Edil GS. Hotel Europa. Empire Bar Pasticceria e Big Bang Lounge Bar. Oro Verde di Antonio Maruccia. Project Management Service. Autocarrozzeria 3C. Farmacia Ciccarone, via Lago d'Arvo 27 a Taranto. Villa Puglia. BB Albergo La Manna, via San Vito numero 10, Taranto, San Vito. Amici tarantini, amici pugliesi, amici telespettatori tutti, sento forte il dovere di dovervi ringraziare. Da circa 20 giorni più o meno abbiamo ripreso le trasmissioni, su Viva la Puglia Channel, canale 93 del digitale terrestre, con l'occhio di Abate e con lo sportello del cittadino. Un successo, un consenso enorme, eccezionale. Al di là, al di sopra delle più rosee aspettative. Beh, dicevo, vi devo dire grazie perché avete saputo cogliere il nostro messaggio, la nostra mission che poi è anche la vostra, quella di fotografare la situazione, di denunciare ciò che non funziona e cercare di invertire in ogni modo la rotta, inchiodando i responsabili, gli amministratori, i politici a vario titolo, i soggetti istituzionalmente preposti alle loro responsabilità. Devo ringraziare gli sponsor, i quali hanno avuto il coraggio, la forza di credere in questo progetto e di supportarci. Se non ci fossero loro, noi non saremmo qui. E sono spazi, i miei sono spazi autogestiti, sono spazi autoprodotti che vivono degli sponsor. Un ringraziamento forte a voi tutti, vi sarò sempre grato. E avete dimostrato che esiste un cuore pulsante in questa città, Taranto, e in questa regione. E forse è proprio vero che alla fine il bene prevale sul male. Tutti insieme per una Taranto migliore, per una Puglia migliore, su Viva la Puglia Channel, canale 93 del digitale terrestre.